Salve a tutti amici di CryptoGem e benvenuti a nuovo video. Allora, molti mi avete chiesto di Miria, di analizzarlo. Ieri c'è stato un po' di FOMO per il fatto che volevano alzare il prezzo da 4.000 a 5.000. Sono andato a fare delle indagini ieri sera. Sapete che comunque chi segue questo canale, noi abbiamo trovato sempre delle ottime gemme. Abbiamo anche dei canali dedicati dentro il servizio Discord e tra un po' ci sarà anche una sezione di ricerca e sviluppo dentro il nuovo sito per trovare le gemme. Molta gente ha cambiato vita. C'è gente che veramente, ragazzi, sta vivendo in questo momento di incompassivo. C'è gente che ha fatto soldi veramente importanti investendo poco in questi progetti all'inizio. E il motivo per il quale hanno avuto successo negli anni, e parliamo per esempio di Gala, che ormai ha anni che va avanti, e anche chi parla del token è sceso giù, è sceso giù, non ha idea di quanto hanno fatto quelli come me durante il bull market e quanto stiamo ancora facendo a livello di soldi, perché anche se giù, il nodo di Gala, posso assicurarvi che paga molto bene. Oltre a questo, Playable, quasi 2 anni adesso che è sopravvissuto alla parte peggiore anche del bear market nel 2022, e ha fatto anche lui crazy money. Molta gente che era entrata con me quando l'avevo consigliato, in questo momento è seduta su una miniera. Quindi, il motivo per il quale riesco a trovare questi progetti è il fatto anche che sono abbastanza scrupoloso nel darli. Quindi prima di darli cerco, ovviamente è difficile capire se una cosa è durevole o no, perché sono tutti progetti abbastanza nuovi, quindi hai sempre quella componente di rischio alto, perché sono progetti nuovi, il gaming, lo sapete, delle cripto è nuovo, ancora non si è esploso, quindi non si sa. Le cose dei nodi sono abbastanza nuovi, però ovviamente guardi la serietà del team, la serietà del progetto, guardi l'on-chain, guardi il token, guardi molte cose, no? E io pubblico tutto live, ovviamente. E dentro il Discord è tutto live, abbiamo un sacco di canali aperti dove la gente discute, e quindi non nascondiamo niente, non è che facciamo degli scam o qualcosa del genere. Quindi quello che vi dico qua è puramente, oltre alla mia opinione, ma anche un po' di esperienza che ho nel settore. Poi non è detto che nella merda non si fa soldi, perché comunque io sono stato il primo a portare le shitcoin in Italia anche con un corso, prima che alcuni YouTuber me lo rubassero. Con un corso sulle shitcoin, su come sfruttare i pump and dump o come sfruttare le shitcoin per fare soldi. Adesso ormai è diventata una moda, ma prima tutti non cagavano le shitcoin. Era una cosa tipo, ah no, no, non state lontani dalle shitcoin, vi state in Bitcoin, che Bitcoin è sicuro. Poi hanno capito che i soldi veri si fanno nelle small cap, nelle macro cap, nelle shitcoin. Adesso è diventata quasi una moda. Però io sono dentro nelle shitcoin dal 2020. Le ho viste nascere, ho visto proprio Pucoin nascere, tutte queste cose che adesso sono ormai leggendarie. E oggi volevo parlare di Myriad Node, perché Myriad Node è uno di quei progetti che bisogna andare un po' più in dettaglio a capire alcune cose. Capire se è uno scam o non è uno scam. E ci sono diverse cose da capire. Prima di tutto la parola scam per cosa si intende. Nel mio caso uno scam può essere anche il fatto che a lungo termine non sia una cosa reale, perché c'è molta gente che fa soldi per esempio dai pump and dump, ok? E li chiama scam dopo gli ultimi che entrano, li chiamano scam, ma chi è entrato all'inizio per loro è un ottimo progetto da investirci per un pump. Poi ci sono gli scam dove poi proprio non succede niente e perdi i soldi subito, cioè entri, paghi e spariscono, ok? Quelli sono successi anche a me, succedono nei pre-sale ed è per quello che bisogna stare attenti, però lì succede ogni tanto, forse negli ultimi dal 2020 che sono dentro questo mondo mi sarà successo 3 volte. Che va bene, fa parte del gioco, però ovviamente il money allocation è una cosa che è importante. Quindi Myriad Node, a mio parere, adesso vi dirò perché penso che sia un progetto da cui io almeno ho deciso di star lontano, e non dico che non si può fare soldi, anzi conosco gente che ci fa soldi in questo momento, ma a lungo termine non mi piace, ok? Non mi piace per alcune cose che andrò a spiegare ora. Allora, innanzitutto sembra un po' la copia dei classici nodi, infatti c'è il node license, andate giù qua, e non costa neanche poco, costa 4.000, costava fino a ieri 4.500, poi hanno mandato un'email dicendo guarda, alzeremo di 1.000 il prezzo e poi da lì 100 ogni volta che ne vendiamo uno. Prima di tutto partire già a 4.500, ok? Adesso vi faccio capire la mia mentalità dietro sta cosa. Quando è partito Gala e Playable, Playable costava 100 a nodo e Gala costava 500, no? Perché l'intenzione del team era quella di avere più persone possibile che tengano sull'infrastruttura prima di cominciare poi a costruire,
no? E ovviamente rendere anche il fatto dei nodi abbastanza gestibile, in modo che non ci siano tutti con tipo 50.000 nodi e tutti che dumpano. Quindi ovviamente il limite d'ingresso si alza più vendono nodi. Questa è una cosa positiva perché ovviamente la gente holda sempre di più. Se ovviamente se compri una cosa 10K, 15K tendi ad holdarla se ti fa dei token. Per esempio io se ho comprato Playable a 100 o a 1000 e adesso per esempio ogni mese mi fa 1000, 2000. Ovviamente prenderò profitto più spesso di uno che per esempio ha speso 50.000 euro per un nodo e quel nodo li fa 500, 1000, magari hold al token un po' più a lungo, non è che prende subito profitto. Quindi ovviamente questo crea anche una specie di bilanciatura tra chi entra prima e dopo, in modo che non ci siano anche troppi whale dentro l'ecosistema. E io sono d'accordo. Una cosa di cui non sono d'accordo è il fatto che non c'è una crescita organica e bisogna, per esempio nel caso di Miria, subito devi pagare 4.500, ok? Questo indica, prima di tutto, da parte, queste sono tutte le mie opinioni, poi potrei sbagliarmi, quindi ovviamente fatemi sapere nei commenti. Il fatto che tu metti già un nodo 4.500 vuol dire che a te non interessa che ci siano abbastanza holder per mantenere l'ecosistema attivo a quel punto, quindi già il prezzo è alto. E in più hai alzato di 1.000 pound in una giornata creando FOMO, ok? Fretta la gente per andare ad acquistarne ancora di più. Ok, questa non è una crescita organica, questa sembra più altro una forzatura nel cercare di prendere anche se poca gente, ma su quella poca gente guadagnare tanto, ok? Poi quindi non ho visto il sistema di crescita organica che c'è stato in Gala, per esempio, o in Playable a livello di nodi. Altra cosa, appena apri in questo, per esempio, il loro ecosystem e ci sono i giochi, una delle cose che non mi piace è che ci sono troppi giochi. E vi dico perché non mi piace. Il fatto che ci siano troppi giochi, ovviamente, è un'esagerazione. Questa è un'esagerazione, perché se vai a vedere Gala, che è nell'ecosistema ormai da molto prima di Miria, ovviamente ha molti meno giochi e tutti i giochi, se vai, sono in dettaglio, hanno dei team. Hanno dei progetti dietro che durano mesi, hanno un'infrastruttura molto complessa sotto ogni gioco, ok? Vengono rilasciati a distanza di mesi degli upgrade, vengono aggiornati, alcuni sono in testing, puoi usarli, puoi vederli, puoi entrare a fare il beta, quindi vedi il lavoro dietro, lo vedi che stanno costruendo, ok? C'hanno un ecosistema loro, c'hanno il loro NFT, tutte queste cose qui. Quindi riesci a valutare ogni gioco e riesci a dire, ok, c'è del lavoro, c'è stato del lavoro in questo gioco, quindi credo che loro non stiano usando i miei soldi per scamarmi, ma stanno lavorando perché vedo dello sforzo dietro. Quindi se andate a vedere il Discord di Gala, e andate a vedere per esempio il sito di Gala, ma anche di Playable, vedete che sono pochi giochi, ma i giochi se andate in dettaglio dentro i giochi, capite che c'è del lavoro, c'è un sacco di lavoro dietro, c'è gente che si impegna, c'è una squadra di persone dietro che continuamente fa gli aggiornamenti, fa gli update, fa i testing. Una cosa che non mi è piaciuta qui, intanto che scrolli all'infinito ed è pieno di giochi, via, così, boom, boom, come se avessero copia e incolla qualunque gioco. Molti giochi sono la brutta copia di altri giochi come Bomberman o non lo so, questo qua, Resident Evil sembra, o questo. Ce ne sono tante che sono brutte copie di giochi già esistenti che sembrano quasi dei copia e incolla. Ho preso alcuni per vedere più in dettaglio. Tipo questo, per esempio, entri dentro Apes Ascendance, ok? Il video sembra fatto da un. Cioè, guardate il video, sembra fatto da telefono, ok? Molto povero a livello di messaggio, ok? Alcuni di quelli non ho neanche trovato il loro sito, alcuni ci avevano Gmail come email degli sviluppatori. Hanno tutti questo status development, non si capisce bene cosa. Lo vedi già dall'ambientazione, riesci già a vedere, a intuire, tipo questo è la brutta copia di Bomberman, come vedete. Andate a vedere i loro Twitter, sono Twitter che sembra che a mio parere hanno comprato i followers, non sembrano organici come crescita a livello di Twitter. Queste sono tutte cose che esistono già, sono tutti giochi che esistono sotto altri nomi che sono praticamente stati copiati. E poi se vai per esempio a fare Zone Survival, questo qua, vai a fare della ricerca online, non ci sono dati correlati, vuol dire che nessuno, neanche nessuno lo cercano questi giochi, ci cioè sono giochi che nessuno cerca, ok? Perché l'idea qui sarebbe che questi giochi esistono già in sviluppo e il team li sta spingendo, poi li mette sulla loro piattaforma per usare i nodi per farli crescere, come fanno Gala. Gala è una piattaforma che
hold, che host, fa host per altre compagnie di gaming, oltre a svilupparne magari uno o due loro in-house, ma hostano anche dei altri giochi di altri sviluppatori sul loro ecosistema che è gestito dai nodi. Quindi qua invece non vedi un ecosistema dietro ogni gioco, come per esempio in Gala. E poi il fatto che ce ne sono veramente, veramente tanti di giochi, questa è una cosa, come ho detto, non mi piace già questa cosa. Quindi sono andato ieri sera nei dettagli di ognuno di questi, sono andato a vedere i loro Twitter, le loro cose, e non sembra che ci sia una crescita organica. Il fatto che già il prezzo del nodo è molto spinto, sembra che spingano molto sul nodo, ok? E io, come ho detto, non è detto che non fai soldi con queste cose, perché come le shitcoin pump and dump, ci sono i nodi pump and dump. E io sono d'accordo, ma i nodi pump and dump che io faccio sono nodi che pago 200, 300, 400, cerco di far soldi prima che la situazione non è più gestibile e poi esco. Nel caso di Miria, non dico che potrei anche sbagliarmi, questa è una mia opinione, a me non piace per questo, questo io vi sto dicendo perché non mi piace, ok? Non vedo una crescita organica, quindi può essere che in futuro cambi e cominciano a fare dei giochi precisi, può essere, ma per adesso io non ho visto questa cosa. Quindi se mi devo basare ora su quello che vedo, questi giochi sembrano la brutta copia di giochi già esistenti, fatti praticamente giusto così per mettere più giochi possibili sulla piattaforma, in modo che, come dicono loro, il Gala Killer, ok, li chiamano il Gala Killer. Quindi per mettere più giochi possibili e far vedere tipo questo Ape Master, c'è uno che si chiamava addirittura Covid qualcosa, adesso non mi ricordo. Comunque ne sono andati a vedere in giro, sono abbastanza ridicoli alcuni giochi. Questo non so neanche se è un vero gioco o no, non si capisce. Ci sono cose tipo NFT molto FOMO, sai, la solita cultura degli NFT, del To the Moon, usano questa narrativa parecchie volte. Ancient God of War, questo sembra un gioco del 1990. Quindi, come vedete, continuano a mettere. Alcuni non avevano neanche il website, adesso non mi ricordo qual è, però uno di questi mi sono andato a vedere, il sito era giù o non andava, oppure avevano come Gmail del team, non avevano un'email, diciamo, della professionale. Quindi queste cose non mi sono piaciute. Come ho detto, può essere che mi sbaglio, in futuro cambiano e diventa un sistema un po' più serio, però basandomi su quello che vedo ora, e come ho detto, non è detto che non puoi fare soldi, anzi, probabilmente chi è entrato magari un anno fa quando sono usciti all'inizio, da quello che ho visto alcuni video, hanno fatto dei soldi, hanno anche comprato altri nodi, il token è salito, poi dove capite che il fatto che il token sale, ora che siamo in un periodo di FOMO dove tutto sale, tutto sale. Luna sale, Phantom Token sale, qualunque token sale, poi la gente adesso sta cercando le gemme e quindi c'è questa corsa alle gemme ovviamente che fa salire qualunque cosa. Infatti noi adesso abbiamo preso due o tre progetti puramente speculativi, uno ha fatto 20x, 20x, un altro ha fatto adesso non so 3-4x, quindi stanno facendo molto bene anche i token speculativi e io c'ho una sezione a parte per speculare sui token. Avremo anche una sezione nel nuovo sito, se non andatelo a vedere, se non l'avete visto, lascio il link sotto, una nuova sezione basata sulla ricerca e lo sviluppo anche dei nodi, soprattutto delle gemme, perché sapete io sono un grande amante dei nodi e dell'income passivo e grazie a Dio in questo momento ho un'entrata passiva decente per quanto riguarda i nodi che mi permette comunque di vivere in maniera, anche se non ne ho bisogno, perché comunque faccio trading, ho altre cose. La community, c'ho tante altre entrate, c'ho diverse entrate, però per esempio i nodi, già comunque quando fai 3-4K con i nodi, passivamente non è male, oltre al fatto che magari hai anche già dei token che sono saliti e queste cose qui. Quindi io sono un amante di queste cose, però devo essere sincero con me stesso e con chi mi segue anche. E ieri ho mandato un messaggio, forse anche un po' all'ultimo, perché non avevo tempo, ieri è stata la mia laurea, dicendo che non l'avrei comprato. Ho detto non l'ho comprato, non è quel tipo di scam che perdete i soldi subito, ma secondo me è un progetto che se rimane così con queste sembianze è solo un progetto per fare soldi per il team, quindi non so quale sia lo sviluppo dietro quale gioco esattamente sia il loro focus, ma non c'è una crescita organica e il fatto che i nodi costano già così tanto e non c'è una crescita organica anche nei nodi a livello di crescita. Anche questa cosa non mi è piaciuta, anche questa email che hanno mandato, che in una notte, in pochi giorni avrebbero alzato subito il prezzo del nodo,
da 4,5 a 5,5. Vuol dire che hanno visto la domanda alta e hanno deciso, ok, allora alziamo l'asticella così prendiamo più gente possibile. Invece, come vedete, per esempio, Playable ha cercato di dimezzare il prezzo dei nodi. Perché? Perché l'obiettivo di queste compagnie è quello di avere più operatori possibili in modo da sostenere i loro giochi. Perché se tu hai 200.000 giochi, ok, come questi qua, che ne hanno, non so, tipo una quarantina, non so, di giochi, e c'hai per esempio 100 nodi, 300, 500 nodi, non è gestibile, non puoi gestire l'ecosistema. Quindi devi cercare di facilitare l'ecosistema e la sua gestione, ok? Questa è la mentalità base. Poi non è detto che molta di questa gente, come ho detto, non fa soldi, e non è detto neanche che loro non cambino modo di gestione, che non stiano gestendo meglio, però senza andare a indagare troppo, quel poco che ho visto, o anche soltanto aprendo qua tutti questi giochi, non è una cosa che a me fa dare l'ok sopra. Se costava 500, sinceramente, se costava 500, 600, forse anche 1000, ce li buttavo, dicevo vabbè, intanto comunque genera un po' di token, il token ha un buon prezzo, magari rientri in un annetto, riesci a fare, magari c'è ancora, ritorna un po' su, puoi ancora gestire la cosa, ma quando devi pagare 4,5, 5,5, allora lì comunque, purché per me sono, secondo me, anche secondo chi mi segue, non sono pochi soldi, non sono briciole 5.000 o 6.000 dollari, ok? Quindi per esempio il nodo, faccio un esempio, il nodo di Gala Music, io l'avevo consigliato, costava 1200 dollari, circa a quei tempi erano 900 euro, circa, dipende dal prezzo del dollaro, 900 euro, ok? Senza alzare niente, quindi ne compravi quanti ne volevi a 1200, perché? Perché avevano bisogno di gente che sosteneva l'ecosistema, così potevano costruire e fare il testing sull'ecosistema. Il nodo anche di il film nod di Gala, anche lui è iniziato con un prezzo di 1.800-2.000, non mi ricordo, poi è arrivato da 2.000, hanno fatto il secondo, poi loro una volta che finiscono il primo, quindi dicono ok, ce ne sono 1.000 a questo prezzo, poi i prossimi 1.000 costeranno un po' di più, così almeno hanno già 1.000 persone e hanno già un piccolo ecosistema che possono già testare e possono mandare avanti il progetto, e poi alzano il prezzo per i prossimi 1000 e per i prossimi 1000 ancora, anche per compensare chi entra prima, quindi chi entra prima l'ha pagato di meno, ha fatto più token e così via e così via e così via, quindi dietro c'è, non è solo un money grab, anche se Gala comunque anche loro hanno fatto degli errori, però alla lunga ho visto che comunque dietro di loro c'è veramente del lavoro, sai, viaggiano, sono andato anche a un evento di Gala qua a Muse, quindi hanno dei partner importanti e quindi c'è del lavoro dietro, che questo lo posso vedere, lo posso toccare, lo posso seguire. Qua mi sembra tanto, come ho detto, sono dei giochi, dei copia e incolla di giochi, anche fatti male comunque queste cose, abbastanza ridicoli anche alcuni giochi, sinceramente, cioè fanno ridere, ti ho detto, c'era uno che si chiamava, vediamo se lo trovo, Covid qualcosa, che non ha assolutamente nessun senso, sono andato a vedere. Quindi date un'occhiata anche voi. Fatemi sapere la vostra opinione, secondo voi cosa pensate di quello che ho detto, ovviamente se ha senso per voi. Io non è il primo progetto in cui investo, potrei sbagliarmi, magari fra un anno mi pento e dico cavolo, sai, però 4-5 erano fattibili. Però ho una strategia di base che mi permette di non di replicare la cosa, ok? Quindi se la mia strategia fallisce a un 30% va bene. Però se ha un successo del 60-70%, in questo caso molto più alto, vi posso assicurare che fino adesso a livello di nodi siamo oltre il 90% di successo, cioè a parte l'anno scorso un nodo solo, non mi ricordo neanche il nome, che poi alla fine la barriera d'ingresso era tipo 100 dollari, però a parte quel nodo lì, tutti gli altri progetti hanno fatto 20x, 10x, 40x, hanno fatto dei numeri pazzeschi, quindi non ne mando migliaia, magari ogni tot di mesi ce n'è uno particolare, ne parlo, cerco di capire, investo per prima magari per capire se è scamo o no, se è gestibile, poi lo consiglio, dico date un'occhiata, ne parliamo, adesso abbiamo anche il canale apposta per parlare dei nodi e dei 100x e poi valutiamo, e ovviamente dopo tutta questa cosa, se ancora hai torto, ovviamente rientra in una percentuale di fallimento che tieni in conto. Se no, ovviamente di solito, come ho detto, abbiamo oltre il 90% di success rate in queste gemme, e quindi per il momento mi fido del mio intuito. Come ho detto, ragazzi, buona
Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like, un mi piace sotto il video, così almeno mi fate capire se vi piacciono questi tipi di video, parlare di questi progetti. Sto facendo ricerca su altri nodi, il problema è che adesso è la stagione dei nodi, quindi ovviamente sberla a destra e manca, escono nodi anche da sottoterra e quindi bisogna ovviamente stare attenti perché non dico che non si possono fare soldi, però se il tuo obiettivo è guadagnare a magari a 50 anni, a 60 anni la tua pensione, con il nodo di Galo, di Playable, questo non è quel nodo che rientra in una gestione a lungo termine, a mio parere. Poi, possibile che ci fai dei soldi, ma i nodi per me sono anche una cosa del tipo, ok, Galo ancora mi dà quei 600-700 dollari al mese, Playable adesso sono oltre i 1500-1800 al mese, e il nodo vale, ha un valore che cresce, il team è reattivo, stanno costruendo, ho già provato dei giochi e così via. Quindi, per il momento è tutto, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo video e fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo.